Intanto grazie Sinisa per il tuo tempo, la tua disponibilità, la soluzione che abbiamo trovato per stare insieme. E ci tengo a farti un po' di domande, in realtà diviso in due. Sì. Un po' al Sinisa giocatore, calciatore, atleta, e poi alcune al Sinisa uomo. Sono stato ispirato dal libro, ce l'ho qua, e me lo sono goduto, tra l'altro letto in due giorni. Partendo dal Sinisa atleta, c'è una domanda che in parte hai risposto nel libro, ma in realtà noi stamattina durante l'evento abbiamo parlato di come ognuno di noi può essere ispirato da qualcuno e di come ognuno di noi porta nella propria vita le tracce dei maestri che incontra. Mi dici tre allenatori che hanno impattato su di te e perché? Perché? Ma sai, è difficile perché, come posso dire, allenatori, se un allenatore pensa di saper fare tutto, non è intelligente, perché ognuno di noi ha una sua caratteristica migliore. E il lavoro di allenatore, se tu c'hai 10 lauree, ti manca 11esimo. Ok? Perciò io ho avuto fortuna di giocare sempre ad alti livelli e ho avuto anche fortuna di avere anche degli ottimi allenatori. E allora io cercavo di ognuno di loro di prendere la loro dote migliore. Che ne so, Mancini il lavoro su campo, Bosco come psicologia, Ericsson come gestione, Zaccheroni come insegnare calcio. Perciò cercavo di ognuno di loro prenderne il loro, diciamo, il pregio migliore, e poi dopo dentro metterci anche di me, quello, la mia personalità, il mio carattere, il mio modo di vedere il calcio e tutto. Perciò non c'è un allenatore o tre allenatori che mi hanno dato più di qualunque altro, perché io di ognuno di loro, come ti ho detto, ho preso qualcosa e poi dopo ci ho messo dentro anche molto del mio. E questo vale quando giocavi oppure oggi che sei dall'altra parte, no? Il passaggio da giocatore allenatore è un cambio radicale, perché chissà quante volte avresti voluto entrare in campo tu a fare le cose. Da allenatore ti riconosci che c'è qualcuno, un po' come, no, i figli con i genitori vengono plasmati, ce n'hai uno che ti sembra di essere lui in certi momenti nell'allenamento, nel campo o nel modo di intervenire nelle relazioni? Ma sai, il lavoro di calciatore e il lavoro di allenatore sono totalmente due lavori opposti, diversi. Sicuramente se tu sei stato un grande giocatore, hai vissuto certe cose, hai giocato nelle grandi società, sicuramente all'inizio della carriera come allenatore ti può aiutare come la gestione, come personalità, come carisma, perché sai in ogni momento qualche giocatore cosa può pensare. E tu dici, è giusto che io faccio quello, allora ti metti al posto dei giocatori e dici, ma sarebbe giusto se il mio allenatore a me mi dicesse una cosa del genere? No, allora non lo deve dire neanche te. Perciò cerchi esperienza, lo porti da quel punto di vista. Poi dopo, all'inizio sicuramente ci sono state partite che io avrei voluto giocare. Sì, non quelle partite così così, ma sicuramente i derby, le partite importanti e tutto, perché a me mi piacevano quelle partite là. Però più avanti, andando avanti con l'età, anche lavorando, c'è sempre meno sta voglia qua. Adesso devo dire che è difficile, mi capita di voler giocare una partita quanto mi sarebbe piaciuto giocare una partita, perché ormai sono 10-12 anni che alleno, perciò ho anche una certa età, perciò penso che è meglio adesso lo guardo da altro punto di vista, dal punto di vista tecnico, tattico, come preparazione, cose, tutto lo guardo in un'altra maniera. I giocatori non lo so, perché tu dimmi, ti faccio io domanda, tu vedi in ottica europea, mondiale, un giocatore, un difensore centrale che guida la difesa, che fa tra 7-10 gol a campionato e tra 7-10 assist a campionato, c'ha carisma, personalità, fa partire bene azione? Devo tornare a Sinisa, ecco, allora. Di tre lustri fa. Però magari ho sbagliato il momento di giocare, perché se avessi dovuto giocare adesso in questo momento sì, di sicuro la visibilità, di sicuro le opportunità, però insomma già giocato in anni importanti. No, ma io sono stato comunque felice, perché io comunque ho vinto 18 trofei, tutto, perciò ho giocato più di da 17, ho smesso a 37 anni, 20 anni,
Tra l'altro c'è una cosa che da atleta mi colpisce leggendoti, l'ho letta tra le righe, forse ti chiedo anche una cosa personale, però di questi 18 trofei tu vinci una Champions, sì, e la vinci da ragazzino, perché vivi 20 anni, la vinci con la Stella Rossa, la vinci in un periodo storico, subito dopo inizia il conflitto, che insomma cambia le vite di tanti. Io leggo lì che tu, pur essendo giovanissimo, cogli che quella partita, insomma, con l'Olympique Marsiglia, ci sono stati forse dei movimenti dietro, che qualcuno voleva che vincesse qualcun altro. Siccome io penso, sì, che la lealtà sia il primo valore, no? Come si fa in una fase del genere, così giovane, a dir di no a certe tentazioni, a rimanere concentrati sull'obiettivo? Perché diciamo che non ci sono soldi che non si possono spendere, no? Ma non c'è un prezzo. Quanto una persona dovrebbe darti per quello che noi abbiamo fatto? Perciò io ho vinto Coppa Campioni con la Stella Rossa, la mia squadra del cuore, no? Con quale tifavo da ragazzino, da bambino, certo. Cioè il mio sogno era un giorno giocare per Stella Rossa, quello sogno ho giocato, ho vinto, ma ho vinto Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, perciò sono rimasto, tutti noi siamo rimasti nella storia del calcio anche europeo, ma soprattutto, certo, di quello slavo, certo, certo, perciò abbiamo vinto Coppa Campioni, certo, e soltanto un'altra squadra dell'Est Europa come Steaua ha vinto. Perciò sono due squadre, perciò quanto può costare quella? Non c'è prezzo. Non c'è prezzo. Perciò anche perché noi il lavoro, quello che facciamo, noi lo facciamo soprattutto perché abbiamo passione, perciò è quello che ci porta avanti. Poi dopo arrivano magari anche i soldi, ma tu quando cominci a fare le cose non ci pensi ai soldi, ci pensi alla passione, a voglia, a quello che ti piace fare. Poi se tu questo lavoro lo fai solo per i soldi, non la potrai mai fare perché è troppo pesante. Perciò tu devi avere passione per fare quello. Ma il secondo, terzo piano arrivano i soldi. Tutti quelli che vogliono, io... Questo vale un po' per tutto nella vita, dai. Ma soprattutto nel calcio. Soprattutto i genitori sono rovina dei figli. Perché i genitori curano i loro complessi con i figli. Io ho tre figli piccoli, quando erano giocavano calcio, ma io non gli ho detto voglio che giocate calcio, infatti tutti e tre hanno smesso perché gli facevano sempre paragoni, ma tu non sei come papà, ma tu è papà. Però ci sono genitori che portano i ragazzi a giocare calcio per forza. Se uno è un pochino più bravo, questo diventa un fenomeno, non lo fanno andare a scuola, poi magari quello a 15 anni conosce una ragazzina, quella là gli parte la brocca e non gli frega più nulla di calcio. Perciò le cose bisogna farli per passione, con la passione per la passione. Poi dopo tutto altro ti viene. Se tu cerchi le cose e fai solo per interessi, non lo fai mai bene e non ti arriva mai. Ed è questo che ti fa tenere duro anche rispetto alle tentazioni, anche rispetto a certi momenti in cui potresti cedere. Parli di passione e in realtà forse mi stai già rispondendo alla terza cosa che volevo chiederti, perché tu sei conosciuto come un duro, no? Come uno di quelli che... Qual è il confine fra determinazione e cattiveria? Ma se tu chiedi ai miei giocatori, non questi di oggi, anche questi, ma anche quelli di 2, 3, 5, 10 anni fa, nessuno ti dirà che io sono un duro. Io sono uno che gli piace disciplina e regole. Ma non sono un duro. Nel senso, quando c'è bisogno sono duro, ma sono anche una persona normale. Io con tutti i giocatori ho un buonissimo rapporto. Perché io ho capito che senza disciplina, senza regole, nel calcio, nello sport, ma anche nella vita, certo, non si può fare niente. Io ho giocato in una nazionale che se tu li prendi individualmente, noi eravamo più forti di tutti e non abbiamo mai fatto nulla perché non c'era disciplina, non c'erano regole, ognuno faceva quello che voleva. Tutto. Allora, senza il lavoro, senza disciplina, senza regole, puoi avere talento quanto vuoi, ma non puoi fare niente. Allora, per me questa è la cosa fondamentale. Perciò io voglio la disciplina, voglio le regole. Io ho 5 figli, ok? Se io ai miei 5 figli, dall'inizio, li facevo fare quello che volevano loro, tu puoi immaginare che casino succedeva in casa. Invece loro sapevano quello che si devono fare, quando si va a mangiare, quando si va alla doccia, quando si studia, facevano come uno. Perciò se c'è i 5 e uno non cambiava niente.
è tutto disciplina e regole, anche perché io sono cresciuto comunque in un paese comunista dove disciplina e regole, erano fondamentali. E la mia madre è come un tedesco, nel senso buono della parola, perché è una che ti fa rigar dritto. Però sei uno che le applica anche su di sé. Cioè... Sì, sì, ma tu fai conto che io sono primo che devo... allora, tu dimmi un allenatore, ti faccio un esempio. Io vivo a Roma, ok? Io sabato, domenica prossima gioco a Roma, ok? Tu dormi in ritiro con i tuoi. No, a parte che io dormo in ritiro con i miei, io torno a Bologna con i miei, con tutta la squadra, e poi parto per Roma. Cioè non rimango là, per farti capire quello che faccio io, ma lo faccio, l'ho sempre fatto, questo io ho imparato da Bosco, perché Bosco non è mai rimasto da nessuna parte, lui è sempre tornato con la squadra. Andiamo tutti, torniamo tutti, anche perché quando tu fai così nessuno può dirti: mister, io posso rimanere, c'ho qua, c'è... No, anche io vorrei rimanere, ma non rimango. Se non rimango io, non può rimanere neanche te. Se io rimango, allora deve, certo, rimanere anche lui. Puoi allora pretendere solo ciò che parte da te. Tu devi dare esempio. E io lo faccio questo, e non credo che nessun altro allenatore in Serie A, ma non perché è una cosa importante, è un mio principio, e lo faccio. E vado a giocare a Roma, finisce la partita, io con la squadra torno indietro a Bologna, e poi prendo la macchina o treno e torno indietro a Roma. Guarda Sinisa, stai dicendo uno dei motivi per cui ti ho inseguito un anno, prima con Mara Sant'Angelo, poi con Ale Alciato, che ringrazio di averci messo in contatto, perché soprattutto in questa fase noi abbiamo bisogno di esempi. Siamo in una fase in cui siamo persi, quindi avere qualcuno che ti fa vedere, non ti dice come si fa, che sono tutti bravi, ma te lo fa vedere lì con te, anche quando costa, perché cioè quando costa tornare da Roma, venire a Bologna e poi tornare giù, però il bene del gruppo è più importante del bene del singolo, ed è una delle cose che ti riconosco. E quando sui sport collettivi è sempre così, bisogna guardare sempre il gruppo, non singolo. Poi se tu fa bene il gruppo, andrà bene anche il singolo, certo, se si mette in funzione del gruppo. E parti dall'idea che quello che cerco di trasferire io è che la vita è uno sport collettivo. Come no? Tutti i giorni, nella famiglia, come in tutte, no? Le declinazioni. La vita non è uno ma sport. Ma il calcio è come la vita, eh. È lo stesso, io quello che dico ai ragazzi sempre, il calcio è come la vita, non c'è differenza. È una battaglia tutti i giorni, non devi mollare. Non devi mollare, non devi perdere voglia di vivere, di lottare, di metterti in discussione, di fare le cose. Ma è tutti i giorni così. Ma questo vale per tutti. E tutti. Ecco, introduci una cosa che quando leggo il libro mi tocca ovviamente. Te l'ho confessato prima, mi sono trovato 3 volte a piangere mentre ti raccontavi. Parli della voglia di vivere, parli della sfida di tutti i giorni. Parliamo anche un attimo della paura di non farcela, no? Tu racconti quando torni dalla partita di padel, tutto normale, e in un giorno ti cambia lo scenario della vita, no? Perché insomma una diagnosi, un medico che dice una cosa, l'incognita, essere qua da solo, non avere neanche la tua famiglia. Mi dici, uno come te, che in campo la paura credo l'abbia avuta veramente poche volte, se non mai, come affronta quel momento in cui si ha paura di morire? Ma io penso che tutti debbano aver paura, in generale. Quelli che dicono che non hanno paura di niente sono incoscienti, perché paura è un sentimento positivo che ti fa star sveglio, che ti sta stare attento. E vincere paura lo puoi vincere solo con coraggio, avendo più coraggio della paura. Perciò tu non ti devi sovrastare da questa paura, ma devi avere coraggio per andare sopra questa paura, per sopprimerla. Allora più coraggio hai, meno paura hai. Ma non succede che non c'hai paura, non può essere, perché paura ce l'abbiamo tutti. È giusto l'aver paura, perché come ti ho detto è un sentimento positivo. Quelli che non hanno paura, che io, certo, sono incoscienti, certo. Ok, cioè io sicuramente quando mi è successo, quando ho capito, quando mi hanno detto, sono stato 2 o 3 giorni malissimo, stavo da solo e anche meglio, però non ho dormito, ho pianto, ho riso, mi è passata tutta la vita dentro di me, pensavo ai miei figli, a mia madre, a mia moglie, ai amici, a cose, tutto, perciò era una incognita. Io prima cosa che ho chiesto, ho detto: ma di questa malattia si muore o si vive? Perché per me era quello importante. Mi ha detto: se era 20 anni fa eri già morto, invece così si può combattere, si può vincere. Allora se si può vincere io la vinco.
dopo 2 o 3 giorni che io ho passato quei brutti momenti, che io ho tirato fuori tutta l'energia negativa e tutto, tu fai conto che io non vedevo l'ora di andare all'ospedale. Dovevo andare martedì, mi hanno chiamato, ti posso anticipare un giorno prima. Io ero l'uomo più contento di me, ero felice. E andavo all'ospedale, andavo a curarmi, ma ero talmente felice che andavo un giorno prima, che ero contento, che mia moglie mi guardava e diceva: ma tu sei matto, perché ero contento, perché volevo prima possibile cominciare sta roba qua. E io dal primo momento, finché non sono uscito, non ho mai pensato in un momento, c'erano anche momenti difficili, che io la potessi perdere. Non esisteva. Non esisteva, io ero talmente convinto di vincerla, io ho detto: dottori, voi fate quello che volete, mi dite quello che devo fare, io faccio tutto, io faccio tutto, io mi metto qua e io da qua esco come vincitore. Non ho mai mollato, e questa è la cosa. Poi è carattere, ok? Senza aiuto dei dottori tutto, certo. Io posso essere coraggioso quanto voglio, posso essere bravo quanto voglio, posso credere quanto voglio, ma se non c'è dottore tutto è tutto inutile. Ma se loro fanno il massimo come hanno fatto e io nel mio piccolo faccio massimo dentro me della testa, perché è una malattia psicologica, tutte e due queste cose qua, è impossibile che non c'è un buon esito, capisci? Ma se uno dei due mola o sbaglia, è finita. Perciò c'è questo, c'è. Quanto loro sono importanti, medicine, cure, così anche te sei importante dentro, perché io non potevo pensare di non vedere i miei figli a crescere, di sposarsi, di aver nipoti, di mia madre che piange sul davanzale del letto, perché non è questo il ciclo della vita, che madre piange figlio, ma è viceversa. Poi spero che mia madre vivrà altri 30 anni. Però non potevo, per tutte le persone che ti vogliono bene, che non potevo farlo, perciò è stato molto importante anche tutti i messaggi di quello che ho ricevuto, affetto, perché come racconto, io sono sempre stato uno che divide, non sono mai stato uno che unisce, invece in quel momento io ho unito tutti e quella era stata una cosa bella, che poi dopo quando mi sono rimesso a posto poi non mi piaceva più, volevo essere ridividere. Ma questo te lo chiedo, eh. Allora, c'è un passaggio chiave che esce fuori dal libro, ma lo ricordo anche da appassionato di calcio, quando alla prima di campionato tutti presenti in panchina. E in realtà io lì dico: cacchio, ma chi glielo fa fare? Poi lo scopro leggendo chi glielo fa fare. Che in realtà quello è stato un modo per te di avere un obiettivo, avere qualcosa a cui aggrapparti, che ti desse la forza di tenere duro in quei momenti lì. Che cosa ricordi di quella scena, di quel momento, di quella panchina? Verona, se non ricordo male, sì, vero? Ma io non sapevo nulla di questa malattia, non sapevo neanche quanto devo stare all'ospedale, quello che devo fare e tutto. Io mi ricordo che i ragazzi sono andati in ritiro e io prima di fare conferenza stampa per dire a tutti che c'avevo leucemia, ho parlato anche con i ragazzi che erano in ritiro, gli ho detto che c'avevo questa leucemia e che io comunque, qualsiasi cosa ci sarà, io prima di campionato ci sarò a Verona. Ma non lo sapevo io l'ho detto così perché in quel momento mi sentivo dire così. E sono stato fortunato, sono stati bravi i dottori, sono stato bravo io che siamo a fine riusciti. Perché non era facile, io come ho detto non sapevo nulla di quanto devo stare all'ospedale, cose, tutto quello che ti porta. Praticamente io 44 giorni sono stato all'ospedale senza mai alzarmi da letto, non ho mai preso una boccata d'aria fresca perché è tutto filtrato, certo, aria filtrata, certo, l'acqua filtrata, certo. Tutto. Io sono andato in ospedale a 85 kg e quando sono andato a Verona avevo 72. Ho 13 kg di meno, non mangiavo niente. Mi ricordo, loro mi hanno detto, mi ricordo era giovedì, e mi hanno detto che c'avevo 200 globuli bianchi. E dice: così non puoi andare. E io ci ho parlato con il dottore e gli ho detto, e mi sono messo a piangere. E gli ho detto: guarda, doc, io se ho 200, 100, 1000, non me ne frega niente, io devo andare là, perché se io non vado là, io sono morto. Nel senso, sono morto dentro. Sì, certo. Perciò cerchiamo di fare le cose che... Dice, devono salire i globuli bianchi. E ho detto, ci parlo io con i globuli bianchi. Però ho pianto e
venerdì sera mi chiamano, fanno, io perché ogni mattina si fanno esami di sangue, e venerdì fanno, dice, sono alzati a 400. E io ero, non riuscivo neanche a alzarmi. Ho detto, vabbè, se fa così, sabato c'ha cioè 600, ha voglia. Mi dice, vabbè, ma non è detto. E poi a fine lui ha capito quanto era io... importante. E mi ha lasciato. Io mi ricordo che io mi sono messo le scarpe e tutto, non riuscivo a fare due passi. Facevo due passi e poi mi mettevo seduto. Due passi e poi mi girava la testa, poi non sapevo nessuno. Poi sono andato là e anche quando mi hanno visto i giocatori, io speravo di motivarli, invece, sai, c'erano, quando mi hanno visto nella riunione che tenevo prima, alcuni erano increduli, alcuni ridevano, alcuni piangevano, erano sotto shock. Certo. E praticamente fatto, è peggio, meglio che non andavo, perché abbiamo pareggiato con un uomo in più. Perché dopo pensavo, dico, cazzo, sono stati sotto shock perché nessuno se lo aspettava.